Promuovere stili di vita attivi e salute attraverso lo sport. Inizierà la prossima settimana nel Goriziano una campagna di informazione per il contrasto alla sedentarietà. Nelle farmacie verranno distribuite delle confezioni di pillole in movimento contenenti una sorta di bugiardino dove saranno indicati corsi gratuiti di attività fisica per un mese presso palestre, impianti e società sportive. Un'iniziativa finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport e realizzata dall'Unione Italiana Sport per Tutti in collaborazione con Federfarma di Gorizia e la SUGI. Una campagna che interesserà a livello nazionale 235 comuni italiani e oltre 300 società sportive dilettantistiche. Abbiamo deciso di dichiarare guerra alla pigrizia. Abbiamo pensato di promuovere un progetto di contrasto alla sedentarietà, un progetto nazionale che parte in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Gorizia, nella speranza poi di renderlo appunto fruibile in tutto il Friuli Venezia Giulia. Nelle 45 farmacie dell'Isontino verranno distribuite circa 10.000 scatole di pillole in movimento. Vediamo che sono aumentati l'utilizzo di farmaci contro l'ansia e contro diverse patologie legate a una sorta di stress post-traumatico, quindi è proprio una situazione pesante. E quindi questo invoglia anche noi stessi, noi farmacisti dietro al banco, a fare qualcosa. Un progetto condiviso anche dall'azienda sanitaria Giuliano Isontina sotto il profilo informativo. Prevenire e promuovere, direi questi due termini, perché questa è un'iniziativa che si innesta in modo naturale in quella che è la funzione di promozione della salute, che è una funzione riconosciuta e valorizzata nel nostro servizio sanitario regionale.